Buongiorno a tutti, oggi vedremo degli esercizi specifici per i glutei e per l'addome. Questa esercitazione è rivolta ai ciclisti perché ne hanno molto bisogno e durante l'inverno non lavorano mai specificatamente su questi gruppi muscolari, ma anche per tutte queste persone che vorrebbero fare in questo weekend di marzo dedicarsi un po' al rassodamento dei glutei e dell'addome. Per quanto riguarda il riscaldamento, guardate il video che ha postato Davide Pogliana, che è un nostro collaboratore, che ha fatto un bellissimo video sul riscaldamento e la fase iniziale prima di affrontare una fase centrale di un allenamento. I primi esercizi che andiamo a fare sono i glutei in estensione d'anca. Potete fare questo esercizio per 4, 6, 8 serie per 15 ripetizioni. Quindi molto importante, ci sdraiamo bene distesi a terra, le anche sono attaccate al terreno e non si devono mai staccare. Un piede a martello, contraggo bene la coscia staccando il ginocchio dal terreno e da questa posizione alzo verso l'alto tenendo sempre il piede a martello e la punta del piede che guarda verso il basso. Ok, 15 ripetizioni a destra, 15 ripetizioni a sinistra, per 4, 6, 8 serie. Sempre 30 secondi di recupero tra una serie e l'altra, un minuto tra un esercizio e l'altro. Questo è il primo esercizio per i glutei. Secondo, un po' più selettivo, possiamo farlo anche con un peso sulla pancia, quindi sempre glutei monopodalici. Quindi distendo la gamba verso l'alto, ok. Sempre 15 ripetizioni, vi ripeto con un peso anche sulla pancia, spingo bene verso l'alto, poi cambio gamba, lo faccio anche dall'altra gamba. Perfetto. Sempre il concetto di andare verso l'alto e non verso dietro o verso l'alto. Ok? Benissimo. Ultimo esercizio che vi vado a proporre per i glutei, quello che noi chiamiamo farfallino, sono esteri rotatori d'anca, quindi medio gluteo, anche questo è un muscolo molto utilizzato per chi va in bicicletta, piede a martello, gambe piegate, talloni alla stessa altezza dei glutei, la spalla che sta in alto bene verso avanti, in modo tale da avere il bacino bene vincolato e apro bene la gamba, ok? Sempre 15 ripetizioni a sinistra e 15 ripetizioni a destra. E per i glutei direi è sufficiente. Potete mettervi un elastico, potete accrescere la resistenza mettendovi dei pesi o aumentando le serie, non le ripetizioni. Quindi valutate voi in base a quanto siete allenati. Sempre per il core, alternerei il cimice, l'esercizio che abbiamo fatto vedere nelle volte, nei scorsi video, con i plank. Quindi andiamo a ripetere il cimice, sempre o statico o dinamico, schiena bene attaccata a terra, 30-35 secondi lo posso tenere, piede a martello, o se no lo possiamo fare dinamico se siamo un po' più allenati, sia alternato che doppio. Il concetto importante è tenere tutta la colonna a terra, anche qua 6, 8, 10 ripetizioni. Per quanto riguarda gli obliqui, un esercizio molto interessante, sempre il cimice, avendo una bottiglia, qualcosa di rigido che la mano spinge contro la gamba opposta, sempre o statico, sempre 35 secondi, o dinamico. Anche qua 6, 8, 10 serie per o 20 movimenti o se lo faccio statico 30-35 secondi. Quindi possiamo alternare questi esercizi a dei plank che lavorano sempre l'addome e in isometria anche la parte alta. Quindi, gomiti a terra, spalle e gomiti, stessa altezza, sedere duro e tengo la posizione, guardando sempre le mani, 30-35 secondi se riesco, se no 20-25 secondi. Anche qua 6, 8, 10 ripetizioni. Un altro esercizio che poi verrà affrontato specificatamente in un video è il trasverso.
che è un muscolo profondo, addominale più profondo che abbiamo, quello vicino ai disceti, contiene i visceri, è un esercizio un po' complesso e verrà sviluppato in un video apposito. Arrivederci, alla prossima!